Benvenuto su Fiscal Time, rubrica tributaria del mio canale YouTube. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e fondatore di myaccounting.it. Per essere sempre aggiornato su contenuti utili alla tua impresa e necessari per la tua professione, lascia un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella. L'argomento di questo video è affrontato da un professionista di myaccounting.it. Dopo la sospensione dell'IMU 2020, la legge di bilancio 2021 ha previsto l'esonero dalla prima rata dell'IMU per l'anno in corso, per gli immobili legati al turismo e allo spettacolo e per i pensionati residenti all'estero con proprietà sul territorio italiano. Questa è un'importante novità che alleggerisce la pressione fiscale dei contribuenti dopo la grave crisi generatasi dalla pandemia da Covid-19. Ma cos'è l'IMU? Chi deve versarla? Come e quando si è tenuti a versarla? Scopriamolo insieme! L'IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, è la tassa sulle proprietà immobiliari, che ha sostituito la vecchia ISCI, parte della tassazione IRPEF, e le relative addizionali comunali e regionali, calcolate sui redditi fondiari riferiti a immobili non locati. La legge di bilancio 2020 ha accorpato all'IMU la TASI, diventando così un unico tributo. La nuova IMU si applica in tutti i comuni, tranne in Friuli Venezia Giulia, nelle province autonome di Trento e Bolzano, che mantengono l'autonomia impositiva. L'IMU deve essere versata dai possessori di immobili, aree edificabili e terreni. Sono esonerati dal pagamento IMU i proprietari di abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7. I proprietari di fabbricati rurali strumentali e di terreni nei comuni montani. Per i parzialmente delimitati dovete verificare se il terreno è in zona esente. La tassa deve essere versata invece dai proprietari di prime case di lusso, codice catastale A1, A8 e A9 e di immobili diversi dall'abitazione principale, come le seconde case, a prescindere dall'utilizzo che ne viene effettuato. La tassa non si applica dunque sull'abitazione principale e sulle pertinenze. Questo significa che, come riporta il decreto legge 16 del 2012 articolo 5, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un'unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e le relative pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto, unitamente all'unità ad uso abitativo. Non sono soggette all'applicazione dell'IMU. Sono tenuti al versamento dell'IMU anche i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e locatari in caso di leasing. Pagano anche i titolari di altro diritto reale, cioè usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e anche nel caso di residenza o sede legale all'estero. Come si versa l'IMU? Il versamento dell'IMU, che si calcola su aliquote prestabilite, viene effettuato in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 di giugno, come acconto, pari all'imposta dovuta per il primo semestre, considerando l'aliquota e le detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre. Come saldo, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicato sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento. È possibile pagare anche in un'unica soluzione e la scadenza per il pagamento unificato è fissata per il 16 giugno. Il pagamento dell'IMU, sia conto che saldo, può essere effettuato attraverso il modello F24. Dal 1 gennaio 2021 è possibile effettuare questo versamento anche tramite bollettino postale. Le nuove disposizioni prevedono inoltre la possibilità di effettuare questo versamento attraverso la piattaforma PagoPa. È opportuno ricordare che il modello F24 presentabile in banca o negli uffici postali è lo strumento di pagamento utile se si vuole effettuare la compensazione dell'IMU con un altro tributo, ad esempio l'IRPEF. In questo caso, il versamento nel modello F24 deve essere effettuato tramite gli strumenti che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, cioè Entratel o Fisco Online. Non si può invece effettuare il pagamento attraverso il canale bancario classico, home banking. I temi legali e fiscali sono complessi ed in continuo aggiornamento. Variano da caso a caso, da persona a persona. Proprio per questo è facile cadere in errore. Insieme ai professionisti di myaccounting.it ho messo a disposizione un primo contatto gratuito per aiutarti e guidarti nelle tue scelte imprenditoriali. Ti basterà solo cliccare nel primo link che trovi qua sotto in descrizione. Ti aspetto e ci vediamo al prossimo video.